Il potere era la fuga. Per mio fratello il potere era la fuga da un'esistenza ignota, da un mostro immane di mediocrità. Glielo aveva raccontato nostra madre. Già a 20 anni il potere appariva e sfuggiva a mio fratello. Gli bruciava l'anima, ma presto si trasformò in tante donne belle a cui lui tese le mani chiamandole ricchezza. Ma i deliri delle donne non gli davano la pace. Gli mancava il potere, che un giorno si volse e gli rispose con un politico importante. Quando l'età declinava verso la vecchiaia e giunse finalmente l'onda inquieta del potere, per mio fratello nulla fu più grande di quest'onda, a cui ubbidì come se fosse una superba immensità.